Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video sui prodotti finiti di febbraio e marzo. Iniziamo subito con i prodotti, quelli lì per la casa, quindi per la pulizia della casa. La prima cosa che voglio farvi vedere è questa, la classica candeggina ACE. Questa qui è la candeggina ACE, proprio quella lì classica. Questa qua io la uso, la compro spesso perché poi un flacone così grande mi dura parecchio. Questa qua la uso soprattutto quando voglio disinfettare bene i pavimenti, quando voglio disinfettare bene i sanitari. Ogni tanto ne uso un pochino sui bianchi, quelli lì macchiati come le tovaglie della tavola, come qualche asciugamano dove faccio l'ennè, quindi ne metto un pochino in lavatrice per smacchiare bene i capi bianchi. Il prossimo prodotto sempre per la casa, vi volevo parlare di questo qua, il lavapiatti DAT 5. Questo qua io lo prendo all'MD quando sono in emergenza, quindi quando mi dimentico di aver finito il detersivo per i piatti, se mi trovo all'MD prendo questo. Questa volta avevo preso questo qua all'aceto, ma a dirvi la verità questo qua all'aceto non è per niente buono, fa pochissima schiuma, ma non è che fa pochissima schiuma però sgrassa bene, no. Se voglio sgrassare bene le stoviglie devo metterne parecchio, altrimenti se vado a mettere la dose che metterei con lo svelto, che metterei con il Nelson, non lava niente. Mentre sempre il DAT 5, quello lì al limone, quindi quello, questo qui ha un colore rossiccio, mentre quello lì al limone di colore verde, quello lì è più buono, quello praticamente non ha nulla da invidiare ai vari detersivi per i piatti più blasonati. Altro prodotto che ho finito anche stavolta, non so se già ve l'avevo mostrato in un altro video, comunque l'ho ricomprato e l'ho rifinito, è questo qua, il favoloso sgrassatore universale freschezza alla lavanda. Questo qua l'ho usato per sgrassare piano cottura, per sgrassare le varie cose della cucina. Un po' diluito l'ho usato anche per pulire tutti i mobili della cucina, il piano di lavoro, eccetera eccetera. Devo dire la verità, il profumo di lavanda si sente giusto quel pochino che lo usi, poi dopo un po' sparisce, non si sente più nulla. Altro prodotto finito sempre per quanto riguarda la casa e questo qua, Smack Express sciogli calcare. Io come sciogli calcare ho usato anche l'altro che si chiamava Drago, ma vi devo dire la verità, lo Smack è molto più buono, infatti lo Smack è quello che compro più spesso. Scudo attivo, con nuovo scudo attivo, ma sinceramente non ho visto sta grande differenza del calcare prima e dopo, cioè secondo me il calcare si è formato ugualmente nello stesso tempo che ci ha sempre messo, quindi anche se c'è questo scudo attivo non è che il calcare non si forma più, il calcare ugualmente ci ha messo di nuovo lo stesso tempo per riformarsi. E anche questo qui è un prodotto comunque che mi piace e che acquisto spesso. L'altro prodotto per la casa che vi volevo scusate, altro prodotto per la casa che vi volevo mostrare, questo qui è la prima volta che l'ho provato, infatti a me piace molto provare vari ammorbidenti, soprattutto quelli lì che danno un buon profumo, che danno sia morbidezza sia profumo per lungo tempo. Questo qua è felce azzurra, ammorbidente concentrato, gocce di profumo, giglio e musco bianco. Sinceramente tutto sto profumo non lo lascia, quindi mi sa che questa è una di quelle cose che non ricomprerò, o perlomeno non comprerò più questa profumazione di musco bianco. Morbidezza, i capi, i vestiti, gli asciugamani, tutte le varie cose restano morbidissime. Sì, sulla morbidezza non ho che dire perché restano veramente morbidi, però per quanto riguarda il profumo si sente giusto un pochino e poi sparisce, mentre uno dei miei ammorbidenti preferiti resta quello lì, Tesori d'Oriente. Quello lì sinceramente profumava veramente per parecchio tempo, il profumo sui capi lavati restava per parecchio tempo.
Questo qui avevo visto la pubblicità, poi l'avevo trovato a 1,40 euro. È incuriosito, ho deciso di provarlo, però come vi ho detto, o cambio profumazione, quindi magari proverò uno delle altre profumazioni che hanno, oppure sinceramente non lo ricompro più, perché come profumo, come vi ho detto, non mi è piaciuto tanto. Questi erano tutti i miei prodotti finiti per quanto riguarda sia il bucato e sia la pulizia della casa. Ora passiamo a quello che ho finito per quanto riguarda la cura della persona. Allora, questo qua, Bionsen nuovo formato convenienza. Questo l'ho ricomprato e l'ho rifinito perché sinceramente il profumo è molto buono, quindi mi piaceva. L'ho ritrovato in offerta a meno di 1 euro. E l'ho ricomprato, ricomprato e rifinito. Un altro è questo qua. Questo è Vidal Secret Garden, bagno schiuma, magnolia romantica. Devo dire che anche questo qua ha un profumo buonissimo. Infatti è quasi finito anche questo è quasi finito, quindi ho deciso di metterlo nel video di questo mese. Devo dire la verità, il profumo è buonissimo, dura parecchio. Anche questo qua, quando ti fai la doccia, quando ti fai il bagno, la pelle resta morbida e bella profumata. Quindi anche questo qua è un prodotto che mi piace, mi è piaciuto. È un prodotto che vi consiglio di provare. Infatti il profumo è buono e poi è fatto con acqua di aloe. E questo qui aiuta molto a lasciare la pelle morbida. Poi costava 1,05 euro. Altro prodotto finito, sempre per la persona, è questo Venus Intimo Fresco. Questo qui è alla menta. Devo dire anche questo qui molto molto buono come prodotto. L'ho pagato pochissimo, mi sembra che anche questo ho pagato meno di 1 euro. Ho preso questo qua perché non avevo trovato quello che uso di solito. Non avevo trovato quello che uso di solito e quindi avevo deciso di provare questo e devo dire la verità è molto buono. Avevo provato questo qua poi è unisex, ma secondo me tutti i vari detergenti intimi sono unisex tutti. Questo come vi ho detto è molto, molto rinfrescante, infatti è alla menta e sinceramente se lo ritrovo lo ricompro. Altro prodotto di cui voglio parlarvi. E questa l'aleocrema è vero, contiene praticamente petrolatum e paraffina liquida. Infatti io questa qua la uso sulle mani solamente d'inverno, quando proprio fa freddo e tira quel vento che mi secca e mi screpola tutte le mani. È l'unica, tra virgolette, che funziona proprio quando le mani sono rosse rosse screpolate proprio a sangue, diciamo, perché comunque è una pelle abbastanza delicata, come soffre un pochino di vento, come appunto fa freddo e soffre un pochino di vento, le mie mani bruciano e fanno un male da morire. Lo stavo dicendo, io questa qui la uso solamente quelle poche volte in inverno, proprio quando il freddo e il vento mi spaccano le mani, mi screpano, crepolano le mani in tal modo che fanno un male terribile. Allora l'unica cosa che funziona è appunto questa, l'aliocrema. Ho provato anche altre cose, ho provato anche quelle lì a base di glicerina, ho provato tutte le creme bio e naturali, ma quando le mani sono così arrossate e screpolate non c'è nulla da fare, ci vuole per forza questa schifezza tra virgolette fatta di paraffina e petrolato. Comunque, per una volta ogni tanto messa sulle mani per far passare il rossore, per far passare lo screpolamento, può andare. L'ultima cosa, l'ultimo prodotto di cui vi parlerò oggi è questo, lo Splendor. Chi di voi non ha mai usato una volta in vita sua lo Splendor al cocco? Io non ho trovato quello a cocco, ho preso questo qua, i fiori di mandorlo e karité. E vi spiego anche il motivo. Io di solito come balsamo uso quello della mia officina toscana, però quando mi va di fare Rashi Razzad con l'henné, quindi quando non ho voglia di fare un'ennata proprio pura e cruda con solo henné, io vado a fare la Sherazade, che la Sherazade, penso che alcune di voi sapranno, che la Sherazade si fa con
una minima parte di henné e poi tutto il resto si usa o una maschera bio molto liquida o si usa un balsamo. Ma siccome il balsamo, diciamo, più buono come quello della mia officina toscana, quello di Mater Natura, costa tantissimo, andarmi a buttare più di mezzo flacone per fare la Shérazade è veramente un peccato. Quindi lo Splendor al cocco, oppure lo Splendor questo qua, che è appunto a fiori di mandorle e karité, per fare la Shérazade va più che bene, perché non è molto denso, quindi è abbastanza liquido proprio come serve per preparare la Shérazade. Ha un inci passabile, perché comunque questo è uno dei pochi balsami che costano poco e che infatti hanno un inci abbastanza buono. Se vi va di provare una Shérazade o di fare la Shérazade colorante ai capelli con l'henné e il balsamo, sicuramente lo Splendor è uno dei balsami più indicati. Uno, perché costa poco; due, perché è liquido abbastanza; e tre, perché l'inci è abbastanza buono, abbastanza passabile. Sinceramente, fare una Shérazade, quindi dover mettere mezzo flacone di balsamo e dover mettere mezzo flacone di uno di quei balsami che costano 7, 8, 10 euro o anche più, è un pochino un peccato. Magari quello là più buono, più bio, lo usiamo semplicemente quando facciamo lo shampoo, quindi lo teniamo un pochino più riservato, più conservato, mentre il balsamo della Splendor per la Shérazade va benissimo, perché costa poco, perché ha un inci abbastanza passabile e perché comunque è liquido, non è né troppo liquido né troppo denso, quindi ha proprio la giusta consistenza per fare una bella Shérazade con l'henné. Il mio video dei prodotti finiti finisce qui. Ricapitolando, le cose che vi consiglio, le cose che io compro sempre e uso di più sono la candeggina Ashe, questa qui classica, come vi ho detto, per disinfettare sia i sanitari che i pavimenti, e ogni tanto quando nei capi bianchi, quelli immacchiati, come può essere la tovaglia della tavola macchiata magari di vino o di sugo, quindi quelle macchie resistenti, un po' di candeggina Ashe mi assicura un pulito sempre perfetto. L'altra cosa che vi consiglio è lo smac. Secondo me, come anticalcare, lo smac è uno dei migliori, perlomeno per me. Io con lo smac mi sono sempre trovata bene. Poi vi consiglio ancora il detergente intimo della Venus, perché anche questo è molto buono come prodotto. Mentre le cose che sicuramente non comprerò più sono la morbidente freccia azzurra, perché come vi ho detto, per ammorbidire ammorbidisce, ma come profumo non ci siamo proprio. E il detersivo per i piatti DAT 5 all'aceto. Il DAT 5 all'aceto non sgrassa niente. I piatti, se non ne metti parecchio, quindi ne devi mettere perlomeno 3 volte la dose che metteresti di Svelto o di Nelson o di altro detersivo per i piatti, quindi questo è anche un altro prodotto che non comprerò. Proprio nei momenti di emergenza comprerò il DAT 5 al limone, quello lì è molto buono. Il video finisce qua, questi erano i miei prodotti finiti di febbraio-marzo 2018 e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video. Ciao!